dal vostro M, qui c'è il Baka-san, a cui è stato richiesto di dire di fare un saluto direttamente. Ok, perfetto, saluto bellissimo. Oggi io e il Baka-san ce ne andremo ad Arashiyama a vedere qualche tempio e poi al Fushimi-inari. Stiamo aspettando l'autobus e adesso ve lo faccio vedere. Prima o poi nella strada molto affollata in centro a Kyoto. Il Baka-san, siamo ad Arashiyama, vicino al Teryuji Temple, e adesso vi farò vedere un po' i giardini in stile giapponese. Non male, eh? Baka-san, siamo dentro al Tenryuji Temple, un tempio zen, e adesso vi faccio vedere una panoramica del tempio con annesse carpe nel laghetto. Come potete notare, le carpe dietro di me sono molto piccole. Il Baka-san, siamo persi all'interno di questo giardino zen del tempio alla ricerca della nostra illuminazione, vero Baka? Io e il Baka-san siamo immersi in una foresta di bambù gigante. Guardate il Baka-san com'è intento, guardate. Mentre il Baka-san sta facendo la sua foto panoramica, noi siamo sul fiume a sud di Arashiyama, il Katsuma Bridge, dove potete vedere i barcaroli che vanno e portano i vari turisti sulle barchette dell'amore. Qui io e Baka-san non ci andremo di sicuro. Mentre il Baka-san sta travasando le sue monetine nel suo nuovo portamonete del Fushimi-inari, noi siamo arrivati in questo bellissimo tempio avvolto nella natura a sud di Kyoto e vi faccio un po' vedere l'interno per poi farvi vedere il bellissimo percorso in mezzo ai tori e in mezzo alla natura, soprattutto con i laghi e tutto quanto. Siamo nel percorso in mezzo ai tori del Fushimi-inari, ve lo faccio vedere subito, molto suggestivo. Non mi ricordo bene il numero di quanti siano. Intanto abbiamo trovato delle italiane che parlano, delle giapponesi che parlano italiano, e quindi spengo il video e poi ci sentiamo. Il Baka-san mi raggiunge, siamo arrivati al primo step del Fushimi-inari, dove c'è il cimitero, vi faccio vedere una rapida carrellata. Questo è un cimitero praticamente lungo lago. Il lago sono presenti. Ah, ecco. Baka-san con il suo nuovo portamonete. Baka-san, siamo arrivati nel punto più alto del Fushimi-inari, il tempio della volpe. Ce l'abbiamo fatta incredibilmente. E adesso proveremo di tornare giù. Se non ci sentite più, vuol dire che qualche cosa è andato storto. Una persona molto più atletica di noi. Eh sì. Baka-san, stiamo pensando di prendere l'autobus e volevo farvi vedere la fila alla giapponese col biscione a mo' di videogioco. Allora, noi siamo circa a metà, sto girando lì, la fila finisce, dietro di me prosegue e là c'è la fila dell'autobus. Sembra di giocare a Snake. Il Baka-san, stiamo girando per il
shopping center Teramaki, dove ci sono moltissimi negozi. Adesso vi faccio una lieve carrellata prima di andare a mangiare del sushi in un kaiten. Faccio una breve carrellata. Ah, dicevo, là in fondo fra l'altro c'è anche un negozio di soft tire. Sono le 7:30 e c'è ancora della gente in giro. Baka-san, siamo davanti al Musashi Sushi, dove volevamo mangiare un po' di sushi appunto, ma come vedete un kaiten è lì e c'è la coda di gente che sta aspettando fuori. Quindi noi cercheremo un altro posto e ci vediamo domani, che ci saranno anche i fuochi la sera. Ciao ciao!